Buonasera, siamo con il professor Eberhard Bonz. Ci può fare una sua breve presentazione? Mi chiamo Eberhard Bonz, sono tedesco di origine, ma da 23 anni insegno in Francia all'Università di Strasburgo. La mia materia è l'Antico Testamento, sono professore di esegesi dell'Antico Testamento all'Università di Strasburgo, facoltà di teologia cattolica. Prima ho studiato lingua romanza, teologia, filosofia in vari luoghi della Germania, anche per un anno sono stato in Italia e ho fatto un dottorato su Gian Battista Vico all'Università di Magonza e un altro su un Salmo, sul Salmo 33, alla Facoltà dei Gesuiti di Francoforte St. Georgen. Complimenti per il suo italiano. Grazie. Può dirci qualcosa della sua attività di ricercatore? Da tanti anni mi sono interessato soprattutto a tre o quattro materie dell'Antico Testamento, cioè ai Salmi, ai nuovi metodi dell'interpretazione dei Salmi, poi ai profeti, soprattutto ai profeti preesilici, poi alla sapienza biblica e alla 70. Ci sarebbe ancora un quinto argomento, cioè l'origine e lo sviluppo del monoteismo nell'Antico Testamento. Lei interverrà in questo convegno Percezioni e gestione sacrale dell'infanzia nelle culture antiche. Quali saranno i contenuti della sua relazione? La mia relazione tratta di Flavio Giuseppe, un autore del primo secolo d.C., che è morto verso l'anno 90 d.C. e che ha, per così detto, reinterpretato tanti testi dell'Antico Testamento, per esempio la cosiddetta legge, la Torah, e nel suo trattato contro Apione ha cercato di spiegare la religione giudaica e la società giudaica davanti a un pubblico pagano, per così dire pagano. E ha cercato di interpretare anche la legge, anche tutto quello che ci sembra un po' difficile, un po' enigmatico nella legge ebraica. Spero, professore, che la sua presenza in Italia non sia solo legata al lavoro, ma anche per turismo. Certo, questo non lo posso contestare. Inoltre, a Strasburgo ho sei dottorandi italiani che studiano con me, che hanno tutti vinto una borsa della Francia, così c'è uno scambio continuo con l'Italia e al mio ufficio parliamo quasi sempre, tutti i giorni, italiano. Ottimi rapporti col nostro paese, quindi. Professore, la ringrazio per la disponibilità e buon lavoro. Grazie a lei.